Bentornate telespettatrici, bentornati cari telespettatori di Dottor Wisp. Torna di nuovo la trasmissione che vuole essere un servizio, vuole dare informazione, vuole dare tanti consigli. Come dico sempre, vuole dare la soluzione giusta al problema giusto. Oggi abbiamo un ospite importante, il dottor Alberto Darielli, che è medico dello sport in studio, che io ringrazio per aver risposto al mio invito. Con il dottore parleremo di un ormone molto chiacchierato, diciamo conosciuto da tutti, ma che in realtà, caro dottore, la maggior parte di noi, secondo me, non sa nemmeno da dove viene, a cosa serve, quali effetti può causare. Per cui vado subito nell'argomento e ti chiedo di spiegarci che cos'è l'ormone che cos'è l'eritropoietina. Buonasera a tutti, grazie Alberico. Allora, eritropoietina, EPO per molti, è un ormone fisiologico, cioè che noi produciamo e che è un ormone fondamentale per la nostra vita, perché produce globuli rossi, ecco. Qui abbiamo già una prima slide che forse dà già una notizia Sì, importante a molti. Siamo noi stessi a che produrre il produciamo nostro rene l'ormone. maggiormente, il fegato in minima parte. Ha una funzione fondamentale che è quella di stimolare l'eritropoiesi, cioè il ciclo di formazione dei globuli rossi. Quindi fondamentalmente è un ormone che va a dare il là per la creazione dei globuli rossi e quindi permettere al sangue di trasportare Ossigeno, ossigeno. esattamente. E tant'è che l'ossigeno è proprio il sensore ufficiale dell'eritropoietina. Quando si abbassa l'ossigeno, quindi l'ipossia, il rene inizia il ciclo Ecco, in produttivo. un contributo molto interessante che ci hai portato, una slide successiva, vediamo proprio quello che è il ciclo produttivo dell'eritropoietina, perché il fisico comincia a produrlo e quali effetti poi ha sui vari organismi. Questo è il ciclo fisiologico del nostro organismo, quindi lo stimolo iniziale è la carenza di ossigeno, quindi ipossia. Questo sensore stimola il rene a produrre eritropoietina, la quale, quindi questo ormone, quindi viaggia e si lega al recettore del midollo osseo, crea la cascata biochimica, la quale dà via alla produzione dei globuli rossi. Loro caricano ovviamente l'ossigeno, che raggiunge una concentrazione ideale e quindi il processo si normalizza e quindi praticamente la produzione diventa fisiologica. Dottore, tanto per andare nel concreto, siccome lo stimolo iniziale è quello della carenza di ossigeno, in che modo si può verificare, facciamo un esempio, una carenza di ossigeno che poi possa avviare questo Ma processo? comunque noi abbiamo dei sensori interni, quindi ovviamente affinché non è che deve esserci una carenza perché c'è un soffocamento, ma perché l'equilibrio dell'omeostasi del nostro organismo prevede proprio che affinché tutto sia in equilibrio, ci sono questo feedback ormonale che in tutti i distretti e apparati è sempre costante, quindi non avremo mai un'ipossia fisiologica. Patologicamente, quando abbiamo un problema respiratorio, un problema con tumori o quant'altro, che quindi non c'è più lo scambio gassoso. Ma a livello fisiologico sono proprio questi ormoni che stimolati continuamente e quindi non abbiamo più ipossie fisiologiche. Abbiamo detto che è un ormone che viene prodotto dai reni e la domanda è se viene prodotto solo dai reni e quali sono gli organi che beneficiano di questo Ma ormone. circa l'80% è prodotto dal rene, il 20% dal fegato, ma è un ormone che ha come peculiarità quella di stimolare l'eritropoiesi, e quindi questa è la prima funzione dell'eritropoietina. Agisce anche, sempre dopo ipossia, sul cervello affinché si stabilizzino i neuroni e anche a livello uterino, per creare più vasi, quindi l'angiogenesi, quindi tutto il circuito produttivo anche uterino, con i vari ormoni presenti nel nostro corpo, anche l'EPO nelle prime fasi produce angiogenesi, ecco. Quindi è un circuito complesso, ma fondamentale per la nostra esistenza. Il rene, quindi, oltre a produrlo, va anche a sperimentare degli effetti benefici di questa eritropoiesi.
Beh, certo, comunque sia, il rene è l'organo, diciamo, principale che riceve questo forte stimolo dell'O2. Ovviamente, quindi, senza il rene, ovviamente, senza questo feedback, questo stimolo continuo, non avremmo. Ecco, qui c'è vi è proprio uno schema molto, molto esplicativo, ovvero. Il sensore primario è l'ossigeno, la mancanza di ossigeno, quindi il rene produce eritropoietina, la quale a livello del midollo osseo, sulle staminali, induce la cascata cellulare fino ad arrivare a formare globuli rossi immaturi che poi diventano maturi e quindi bloccano tutto il circuito, ecco, il circuito fisiologico. Quindi noi abbiamo per questo globuli rossi e ossigeno. Nel nostro sangue. Abbiamo parlato di quello che è il ciclo produttivo dell'eritropoietina. Io andrei un attimo a vedere anche quello che è il funzionamento della molecola e come viene sintetizzata, come viene legata al fisico per avere i sì. benefici. Come ogni ormone, questa molecola utilizza un recettore. Come la chiave alla serratura. In pratica il recettore EPO-R è sulle cellule midollari del midollo osseo, quindi si aggancia in maniera allosterica, quindi chiave e serratura, attiva quindi il recettore, da cui parte una cascata biochimica che va nel nucleo a stimolare il DNA del nucleo cellulare e quindi, come abbiamo visto precedentemente, tutta la linea staminale per arrivare quindi al globulo rosso maturo. Inoltre agisce anche inibendo la morte dei globuli rossi, quindi inibisce l'apoptosi, quindi la distruzione del globulo rosso. Quindi ecco che qui poi entrano in gioco ovviamente altre finalità, ecco. Però diciamo che l'eritropoietina è un ormone fisiologico prodotto dal nostro rene che ci permette di vivere. E fin qui abbiamo raccontato praticamente tutto quello che il nostro fisico riesce a fare, a produrre, anche a mettere in pratica, perché poi ovviamente vengono prodotti dei globuli rossi, vengono anche utilizzati dal nostro fisico. Perché ad un certo punto invece c'è bisogno di produrre sinteticamente l'ormone eritropoietina? Sì, allora, i globuli rossi sono dei trasportatori di ossigeno. L'ossigeno è la molecola fondamentale per i nostri tessuti e il nostro fisico e migliora le performance sportive, specie negli atleti di endurance. Quindi più in teoria globuli rossi ho, più ossigeno trasporto e più la mia performance, poi lasciamo stare il V2 max e altri parametri, migliorano. Però non credo che la sintesi di una simile molecola nasca per il miglioramento della performance no. sportiva. No, la sintesi è nata proprio per uno scopo farmacologico terapeutico. Chi soffre di malattie renali croniche, chi soffre di AIDS, chi soffre di altre patologie tumorali, quindi nasce proprio come puro effetto terapeutico farmacologico nei pazienti cronici. Chiaramente, essendo prodotto dal rene, un rene che funziona male probabilmente ha bisogno di un'integrazione sintetica certo, di eritropoietina. Certo, perché il dialogo ossigeno-rene può essere alterato, quindi ovviamente come nel diabetico che metto l'insulina, perché il pancreas non produce più l'insulina, in questo caso l'uomo, il medico agisce su questo rapporto molto delicato. E quindi nasce come forma terapeutica pura. Però poi arriva la brutta notizia e ne facciamo uso per addirittura arrivare a migliorare le performance sportive. Io andrei proprio subito a spiegare un attimo quali sono le eritropoietine di sintesi, quali effetti hanno sulla performance, ma soprattutto quali sono gli effetti collaterali che molto spesso noi o non conosciamo o vogliamo ignorare. Certo, innanzitutto la famigerata EPO viene dopo tutte le metodiche emotrasfusionali, le metodiche, le camere iperbariche. Quindi è prodotta, utilizzata dagli atleti, ma ha dei grossi effetti collaterali. Cioè aumentano i globuli rossi, il sangue è più denso, più vischioso, ostruisce i vasi. Quindi
a livello cardiaco infarto, a livello dei vasi periferici trombosi, a livello dei vasi cerebrali ictus, a livello dei vasi polmonari embolia, cerebrale convulsioni. Inoltre a lungo termine gli effetti possono essere devastanti, perché addirittura possono formarsi anticorpi contro l'eritropoietina, quindi eliminare la produzione dei globuli rossi, quindi una platelmia midollare vera e propria. Insomma, qui vediamo gli effetti che poi sono effetti ridondanti su diciamo, tutti quegli ambiti fisici che invece prima abbiamo detto a livello naturale traggono beneficio invece dall'eritropoietina naturale. Ovviamente sì. Andrei anche ad elencare a questo punto quali sono le eritropoietine di sintesi attualmente che vengono prodotte e vediamo anche un attimo. In commercio, farmaci. Certo, che sono farmaci attualmente in commercio che vengono usate o malamente usate. Certo, abbiamo sono tre principali famiglie, cioè l'eritropoietina RH-UEPO, purtroppo famosa per quanto riguarda un noto caso di doping nel 2012, e prodotto appunto a livello dalle industrie farmacologiche, e approvata come utilizzo nelle anemie per cause renali, come diciamo poc'anzi, per casi di AIDS, per casi di pazienti affetti da tumore, quindi che assumono chemioterapici. Quindi diciamo che questo tipo, questa molecola in particolare, l'RH-UEPO, nasce per dare un aiuto a coloro che hanno malattie renali, chemioterapiche o sono malati di AIDS. Quindi diciamo maggiormente per patologici cronici, quindi perfetto, è un aiuto fondamentale a questi pazienti. E si somministra o endovena o sottocute e aumenta l'ematocrito per più di 6 settimane, quindi praticamente ristabilisce i valori, no, della carenza. Tutti gli effetti collaterali che abbiamo elencato prima e che comunque si rischiano per quanto riguarda l'RH-UEPO riguardano anche i pazienti, purtroppo, perché un paziente che utilizza questa sostanza può essere anche esso stesso soggetto ad infarto, a convulsioni, a quelle patologie, oppure avendo un deficit iniziale. Allora, è chiaro che se ho un deficit, ovviamente io vado a colmare, calmierare quel deficit. Poi ciò non toglie che anche lì il farmaco vada usato. Okay. Non è che si può, sono delle però diciamo che gli effetti collaterali nel momento in cui la cura è farmacologica per un problema si va quasi ad annullare. Certo, perché io riporto il range alla normalità, quindi in teoria è l'effetto collaterale che è proprio di qualsiasi farmaco, anche di un'aspirina, però fondamentalmente è l'effetto che io vado a produrre è un effetto fisiologico. Perfetto, abbiamo detto dell'RH-UEPO, andiamo a elencare le altre due tipologie in commercio. Abbiamo anche questi, sono acronimi famosi nel mondo degli sport, il NESP, una darbepoietina, la quale agisce fisiologicamente come la classica eritropoietina naturale, cioè sul recettore che abbiamo visto prima, l'EPO-R. L'unica differenza è che ha una vita maggiore, quindi dura di più, quindi bastano meno dosi per avere lo stesso effetto. Si somministra sempre per via endovenosa sottocutanea e gli effetti collaterali sono quelli che abbiamo visto precedentemente, cioè viscosità, trombosi, infarti e anche a lungo termine una platelmia midollare della linea rossa. Quindi un effetto, ecco, è un'evoluzione dell'RH-UEPO perché ne bastano quantità minori, ma gli effetti sono sempre gli stessi. Perfetto. Andiamo all'ultima molecola in commercio. Sempre un acronimo, CERA, la quale è nata nel 2007 per patologie renali, quindi ecco, sempre di base l'aspetto curativo, terapeutico di queste molecole. Certo. Però poi ovviamente l'anno dopo c'è stato il primo caso di doping e per cui questa molecola poi è divenuta famosa nell'ambito sportivo. La cosa che cambia è sempre un'evoluzione rispetto agli altri due prodotti, dura di più, ma il suo aggancio al recettore, quindi il chiave serratura, è un po' più intenso, quindi è più stabile, diciamo, quindi stimola maggiormente l'eritropoiesi in durata ed in quantità, sempre tramite in via endovenosa sottocutanea, e gli effetti sono gli stessi, quindi è vero che l'effetto è più potente con dosi minori, ma comunque ciò che a noi medici
interessa sono gli effetti patologici che noi vogliamo incontrare. Benissimo, il dottor Alberto Darelli ci ha dato veramente un excursus importante su tutto quello che è questa molecola. Sono stati veramente in tanti a chiedermi non solo spiegazioni, ma proprio di dare spiegazioni, spiegare il fatto che se il malato patologico le assume non rischia praticamente nulla, se ad assumerlo lo si fa per altri fini, invece si rischia letteralmente la vita. La vita. Ed è con questo messaggio che io vi voglio lasciare, facciamo sport perché ci piace, eventualmente andiamo a casa a gustarci prodotti buoni, naturali, sani come quelli di Hit Pro che ci fornisce per tutta la stagione 2019 tutti gli alimenti e diciamo tutte le varie creazioni alimentari che sono dai biscotti ad adesso addirittura la pasta, i crackers con addizione di proteine. Vi salutiamo tutti, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ovviamente ringrazio il dottor Alberto Darelli per la puntata di Dottor Wisp. Grazie, buona serata.